visto quello che è passato, come camminava. Ma quello che bevuto, fa, bocca, va sempre di qua. Buongiorno Egidio. Oh, buongiorno. Carissimo, come stai? Where are you going? Che vuol dire, a dov'è? Sto andando all'università. All'università? Sì. Batti, ma la cara, all'università, tu stai andando alle ragazze, anche all'università, non è quello mio, non mentire, non mentire, oh, mannaggia, no, è che ti vedo alle, che ho fatto? Sto come tutti i giorni, vuoi scherzare? Allora, tu sei in gamba, vieni qua, c'hai soldi? No, non c'ho una lira, no, è giusto, puoi dare una ragazza senza una lira? Non ti posso dare niente, veramente. Sì, questo 10.000 lire, vai, diretti tu. A me? Di me, vai, gelati e da figli. A proposito, voglio andare 5.000 lire per un profilattico, non si sa mai. Mi raccomando, usalo. No, Egidio, poi tu che mi richiedi. Che tu sei non lo usi. Tu vai, alla cieca vai. Vabbè, grazie, Egidio. Vai, prima ci ripeto. Sicuro che posso andare? Vai, avviati, via. Grazie, eh. Sì, grazie. De che? De che? Vai, vai, si attende la macchina. No, non sono impazzito. Alfred, non sono impazzito. Me ne ha prestato. Io così do i soldi. No, tu non sai niente. Nel sogno. Modo, ho fatto un sogno. Guarda, Fre, tutto è incominciato nel bagno dei ragazzi. Ma lì, e tu? We see here on the banana, we get on now, come on, just let her go, come on, just let her fly, just let her fly, whoa, whoa, oh, baby! Oh, baby! Leggi, leggi! Mossa il portiere, ci fa la multa! Ma c'è lo spatato, la multa! Ragazzi, voi siete troppo succubi di supportivi! Sì, troppo succubi, intanto, non c'è più una lira, quello viene grattini, multe, qualcosa, mazzetti! È assurdo, allucinante! Guaglio, io sono fuori da queste storie, eh! Non è storia a me che è. Ma dove devi andare tutto bello impomatato? Vai in facoltà? Conosciuto una ciampista? E non ci dici niente! Non ci dici niente! Com'è? Com'è bella? Com'è bella? Una coscia, guarda qua, arriva. Una cosa mondiale, una soda. Beh, e quando ce la presenti? Qualche amico, qualche. Ma a voi a presentare, Fred. Voglio un maciatape, non è donne che posso presentare a voi, non sono donne, tiri, sin da me. Perché non ho capito? Vabbè, allora non ti do più la gelatina. Mi sei finita tutta la gelatina, scusami. Ma scusa, che te ne fai tu della gelatina? Come me ne faccio? Ma sul pizzetto, quando esco con Valentina, bella mia. Pizzetto, Valentina. Eh? Lascia perdere, dai, ragazzi. Ecco perché Valentina a te. Non concludo. Per la gelatina. E dove hai detto che l'hai conosciuta questa? Al supermercato, mentre fregavo biscotti. Mi ha detto, passami la Nutella. Vabbè, ma che c'è di strano? Che c'è di strano? Me l'ha detta in fondo al corridoio. È chiaro che c'è. Scusa. Ma ragazzi, una bomba sexy, una cosa, con il perizoma, ho visto il film interdentale, una cosa micidiale però, guarda. Ma sarà quindi ti ha detto così? Me l'ha detto così. Ma è fatta. Dai. Che fatto, la mia disperazione che non c'è una lira, come faccio ad uscire senza terrizio, per come mi vedo, sta spaccio mi fanno, mi compri e io. No. E dico, io ti posso prestare 1.000 lire se vuoi. Io pure, se le trovo a giro, te le do. Vada, che? 1.000 lire, 2.000 lire? Che sono 2.000 lire? Dove vado io con 2.000 lire? E che? Quelli sono i soldi che abbiamo. Il resto ce lo frega il portiere a furia di multe. Guarda, quell'altra non testa. Non mi nominare quello là. Ma io lo odio profondamente, ma lì un culo a me mi fa schifo. Beh, diciamo. No, guarda. Con tutte quelle medaglie, il cappello, le per il gioco, sì, chi sei? Ti dare aria, umiltà. No, se uno è il vero campione del mondo, è umile, no, che van, qui, questo in via coach, questo qua, questo in ginji. Quindi non sa buttare la portiniera, volevo di dare. Quello non si è mai mosso, è sempre un topo a dentro. Grazie a Dio, sai, a un gabbione. Ci so. Ma io lo denuncio, ma io lo denuncio. Ora a voi vi frega, ma a Egidio, è un frega nessuno, ma io, ricordi qua. A me non me la si fa, io lo denuncio, ma fare i prezzi, rubare i soldi al poliziotto. Vergogna. Cappello alla Baggio, usansi, avete la camicia, da fuori, basta, cos'è questa seriosità, sembra lì così, tutto precisino. A chi? Cappello alla Egidio, perché sono stato il primo a portare questo cappello, visto?
Ma tu stai pensando ancora alla 10.000 lire? Oh, non sono pazzo! Sto dicendo che non sono pazzo! Ho i miei motivi, se io ho 10.000 lire, ho i miei motivi! Ma se tu non ascolti il discorso... Vabbè, ma ti intrometti così, ti fai le domande calate dall'alto! Devi essere preciso nelle domande! Poi non mi ascolti, sto spiegando 10 volte! La 10.000 lire a Paolo! Aspetta, adesso ti spiego cosa è successo veramente. Allora, oniricamente parlando, stavo io lì, che facevo, come una iena ridens nel soggiorno, lasciamo di te. Io te l'avevo detto, ce l'ho fatta. Grazie, complimenti, prego, guarda, scusi, grazie, che mi fanno prego, un piacere. Quanto se la mena proprio, ma è allucinante, suagno. Lo so, lo so. Aspetta una telefonata, ti sbrighi! Un attimo, con calma, cia, da vedo, sto cascherzando! No, domenica, non c'è problema. Muoio per salvarci. Che mi prepari? Grazie mille, vai. Signora, lasciamo liberi i ragazzi, qui c'è la gioventù che incombe! Sì. Allora, ci vediamo domenica mattina, ok? Okay. Un bacione, ciao. Un bacio! Madonna mia, ma io aspetto una telefonata! Ma si può fare sta vita? È libero! È libero, e qui aspetta un'altra volta, togliti di qua. È libero, intanto. Ma dico io, ma che cosa hai da dire a tua madre? Che io aspetto una telefonata. Le sbatto il telefono in faccia. Quello voleva farmi i complimenti per l'esame. Per l'esame? Madonna, gli esami, a casa, quando vai a casa, promo, sbocciato. Guagnù, dossimo giorno, fuori contributi, anche chiacchiere. Contributi. Scusa, pa, ma chi... E non telefono, ma che non squilli. Ma sei sicuro che funziona? Come no? Funziona. Maledizione. Gito, guarda, hai combinato, sei seduto su Francesca. Chi è Francesca? La mia formica, gli hai slogato le zampette, guarda, sta soffrendo. Sì, sta soffrendo. Fa sentire? Ah, sta soffrendo. Ha smesso di soffrire. Francesca, ma ci stai scherzando? Ma va la formichina. Quello piange. Tu telefona a tua madre e la telefonata non arriva. Non arriva. Ciao Miki. Ciao, che ci fai qua? Ti stavo aspettando, anche perché tanto lo so che se io suonavo, i tuoi amici mi dicevano che tu non c'eri. Ah, beh, chiaro, di che c'è? Senti Michele, tu la devi smettere di prendermi in giro. Che cosa pensi? Che io sia una bambina? Ma io non ti prendo in giro, assolutamente no, ma di' il fatto e muoviti. Beh, stammi ad ascoltare. E di'. Ha detto il mio psicologo che per risolvere tutti quelli che sono i miei problemi interni devo riuscire ad esternare i miei sentimenti, in particolar modo lo devo fare con te. Non ti puoi prendere la camomilla, no? Grazie Michele, mi è servito tantissimo, ciao! È pazza proprio questa! Ciao Michele, che è successo? Ti senti male? Margherita, vattene Margherita, per piacere! Senti, ma perché mi tratti sempre male? Margherita, perché tu mi rompi le palle? Uno di questi giorni potrei anche arrabbiarmi! Arrabbiati Margherita! Ah sì? No! Scostumato e strianzato! Aia! Certo che c'eri anche tu nel sogno, posso sognare senza di te. Noi viviamo in simbiosi, è logico, se non ci sei tu io mi sveglio, è indossì. Allora, stai attento. No, ma chi se ne frega se Michele si è fatto male, ma basta per Michele, si fa pensare a certe storie allucinanti. Allora, ascolta, eravamo sì nel soggiorno, va bene? Allora, ehi, te la stai menando per una cicca, lasciala stare, la lascia, poi viene la allora, ecco qua. Eravamo sì nel soggiorno, quando... Ma qua dovete riparare il vetro, qua vento di fessure, ti porto in sepoltura, così dice mio nonno, questo è mortale. Non ce l'abbiamo una linea. Dretto qua da lì. Non lo sai. Oh, Michele, ma che c'ha? Vedi, aggiustare. No, ma non scattato. Chi? Ma chi? Margherita e Giux, mi hanno dato mazzate. No, ma non hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Guarda, proprio. Fatto bene? Hanno fatto benissimo. Ma che chiacchiera. Sì, sta qua un attimo tu, su. Michele, Egidio. Devi fare aspettare. Egidio, una certa Carla. So chi. Carla? Oh, come va? Stai bene, anch'io. Come? Se sono libero stasera? È un attimo che vedo sull'agenda. Sì. Sulla gente, dai, sei vivo, diglielo, che la vieni a fare in giro?
Eccomi qua, ho visto, sono libero, sono libero. Senti Carla, ci vogliamo vedere fra un'ora lì? Sì, piombo lì, fra un'ora precisa. Sì, arrivo subito. Carla, è stato un piacere risentirti e lo sarò fra un'ora. Cazzo. Non so, quando parla quello, non so parlare più. Come sento Carla, mi si blocca. Senti, com'è sta Carla, di Egidio? Madonna, ragazzi. È buona. Buona. Ma bella, 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 bella. Bella, tutto lei. Le mene grosse. Mene grosse. Vecchia. Mene grosse, subito lui subentra nel... Ragazzi, sono rovinato. Perché? C'ho questo incontro e non... non sei contento. Non sono contento, ma non ho un deca, non è una lira. Non guardare me, eh. Mannaggia, come la fai? Ma io me lo voglio imparare a noi. Egidio, devo fare qualcosa. Amico tu. Quando è roba di femmine. Ce le 10.000 lire. Le mie ultime 10.000 lire. No, guarda, questo è un gesto che ricorderò per tutta la vita. Ah beh, Gino. Paolo, barame quello è un gesto da uomo d'onore, altro che chiacchiere. Io te l'ho dato e lui no. Lo so, lo so. No, mit maracose. Oh, vabbè, ma non è che mo te la sei presa che ti ho sfottuto prima per te. Ti ho sfottuto te, io me la devo prendere queste cose. Ma ci stai di. Ma no, Gigi è bravo. Ma dove è che ti sei fatto male? Qua, però mi va meglio. Qua ti hanno fatto male. Dove? Sulla cestifella, fa dietro. Ah! Ah! No, che mi fa male! Me la sono presa, per forza. Io, se non me la prendo, non la prendo. Ma no, l'ho scattato. Ciao, Gidio. Ehi, Billy! Allà, come va? Bene. Aspetta, vai, batta la zampa. Madonna, ti vedo allegro, eh? Ti vedo allegro, allegrissimo sto. Senti, mi hai chiamato per... Ti ho chiamato. Volevo dirti che sei un bravo ragazzo. Oh, sì, Gidio, grazie. Sei bravo. Tu sei una persona eccezionale. Volevo dirti questo. Grazie, Gidio, ma come mai? Perché... Come mai? Che è successo? E so io perché. Anzi, a proposito, guarda che sto per fare. 50 lire, tieni. I remember when I was young. What did you do? Per me, Gidio. Dai, prendi, vai. Madonna. Non l'ho mai viste, Gidio. A te. E perché cosa, Gidio? Io... Lo so io. Tu non ti preoccupare. Tu sappi che sei un bravo ragazzo e hai la mia stima. Oh, qualche sera usciamo insieme. Ma boh. Sì, ma raccontami, dai. Vai, mo te le tolgo. No, va bene, te le tolgo no, va bene, va bene, vai, dai. Via, grazie, via, Gidio. Vai, che bravo, come sei bravo. Vai. Come cammino pure bravo, eh. A camminare, dai. Sì, e vinci, che bravo. Afrei, questo mi ha salvato la vita. Ah, dai, nel sogno. Oh, mezz'ora che ti ho raccontato il sogno. Ma tu mi ascolti. Senti qua, Afrei. Allora, ero al pub con Carla. Ma Gidio, io la voglio vedere, perché te me l'hai descritta e voglio vedere, ma lei è così carina, veramente. Lei è così carina. Billy, se tu la vedi, svieni. Non credo che reggi. Come Gidio, che posso avere io una strepenza. Signora Carla, non me la descrivi, ma... È buono, è un caso, un fottio proprio, guarda, credi. Cos'è il piede? Che dà fastidio? Toh, ti metto questo, vediamo un po'. Sono da fastidio, sto. Non da rosa? Oh, non è che sti rosa. Hai capito? Come lei? Non so. Da rosa, Clemila, non è la rosa. Aspetta, però, vai qui. Ma è una cosa. È fissato. Ma si mettono, è attaccato. Non da rosa, non la rosa. Ma sta cacchio, quando è che costa? Che costa? Qua 3.000 lire, ma sei impazzito, 3.000 lire, vai, 1.000 lire, 1.000 lire, andrà a mango, che c'è, sta arrivando Carla, Billy, ciao Egidio, ciao uomo, come stai? Maremma incastonata, che c'è? No, niente, lui è pisano e allora ogni tanto Maremma dice qualche cosa, Billy, ti muovi? Dai, via, avvio, dove vado? Faccia prendere da bene, dai! Forza. Ah, vado! Dai, scusami, cara! Grazie! Ti hai fatto trovare seduzio, Ciao, come stai bene oggi? Tu sei un autentico vanto del tuo sesso, credimi. Grazie. Una rosa for you. Grazie. Beh? Ma stai proprio bene, sai? Stai benissimo. Che begli occhi che hai. Ah, sì, gli occhi? Notasi qualcosa nell'occhio? Eh sì, ma io ho sempre avuto questo sguardo, capito? Dalla nascita, come sono io, dalla nascita, mia madre, come hai visto, come si fa, diceva. Che bella maglietta. Questa? C'è Clara. A chi se queda la Clara, la intragnabile trasparenza, de tu che rida presenza, comandante in Che Guevara. La voce è bellissima. Sì, ma io canto, c'è un complesso, una band, una reggae band, una band mostruosa.
però c'è alcuni elementi, sono troppo mostruosi, quindi devo mandare lì, posso cantare. Che facciamo? Oh, facciamo qualcosa. Quello che vuoi tu. E allora, balliamo? Che dici? È stato... Billy, ma che portato? L'acqua! L'acqua, Carla! Dai, qualcosa di serio da bere, dai, le champeserie. Succo di pomodoro lì. Succo di pomodoro. San Marzano? San Marzano, esatto. Dicevo, sì, balliamo? Balliamo. Ma sei scocciante, ma se una domanda fai, non sono impazzito che do 50 mila lire a Billy così per due bicchieri d'acqua. Non mi stai ascoltando? Ecco, io con la scopa fa un po' pazzo, e tu, ma poi piace, basta, me ne vado, allora ci vediamo più tardi, 5 minuti. E devi tacere, se vuoi sapere il fatto, devi tacere, tacensi, come suol dire. Allora, diceva, io sono lì, che sono ballando, è tutto sbulinato, gioviale al massimo, sai, quando mi metto io. Allora, dunque, è finito il ballo, dopo la giravolta, ecco. Sei stata meravigliosa, Carla. E veramente sei una ballerina eccezionale. Oh, ma Carla Fraccia a te veramente fa un baffo, eh. Grazie. Senti, Gidio, vado un attimo a ritoccarmi il trucco. Capisco. Mi aspetti? E dove vai? Hai preso la razzo, eh? E mi lasciate. Ehi, Gidio! Come siamo belli stasera! Sì, ma che ci fai qua tu? Oh. Mio zio mi ha detto di venire. Tuo zio? Ma quel tuo zio qua, ma veramente una piaga su questa. Io lo derubo, eh! Ma che veramente? Sì, ma abbraccare proprio! Ti devo dire una cosa! Che cosa? Stasera ho trovato l'uomo della mia vita. Ah, chi? Sì, la persona che stavo cercando. Ah, il che mio stavo cercando? Vabbè, perché tocchi? Sì, no, no, ma ciao! Ma che una masetta! Dai, sì! No, madonna! Sì, senti. Oh, ma e voilà! Oh, Billy! Almeglio, oh, Billy! Ho portato la... Che si è trasformato? Deve trasformare, questo? Ma che le è successo? Questo è il tuo principe azzurro. Mio? Billy, non è bello come te, ma può andare. Ma può andare, vedi? Questa è la tua principessa rosa. Rosa? Oh. Gidio, do la porta. Billy, porta. Per te, Gidio, eh? Per me, per no. Dai, portami da qualche parte. Andiamo. Billy. Porti di là. Vado. Fabri. Carla! Che sei andato e vi ho visto un fantasma. Fantasma? Tu non ti puoi immaginare che ho visto io. Ma non ti rendi conto? Guarda, sono ancora sotto shock. Aspetta che mi rifaccio gli occhi. Carla. Madonna, guarda, con questi capelli serici. Ma... sei il manicone, ma credimi. Amore. Carla, qui. Madonna. Story, uno sballo di serata, ma arriva una paranoia angued, ma una paranoia di prima, voglio roba da non credersi. Meno male che stava Billy, che mi ha salvato. Lo devo ringraziare, 50 mila lire sono poche. Oh, ho capito perché 50 mila lire, ma quella la salvezza è stata. Allora, ascolta, insomma, noi non siamo stati lì, una serata da sballo unica, quant'altri mai. Finita la serata al pub, ci rechiamo a casa, no, a casa. Entriamo e così, adagiamo sul divano. E lei mi fa. Egidio, mi piace. Molto. Carla, vuoi sapere un segreto? Ma proprio un segreto. Non devo dire nessuno. Anche. Carla, io dal primo giorno che ti ho vista, proprio mi ricordo che da quando proprio ti ho vista... Ma se ci siamo conosciuti ieri? Da ieri. Io non ragiono più. Non sono più io. Allora baciami. Ma ripeti. Baciami. Ci dobbiamo baciare.
dobbiamo sovrapporre le nostre labbra uno sull'altro. Alla via col vento ti bacio io. Aspetta, devo trovare la posizione ideale. No, aspetta. Scusa, vorrei vedere questa? Vediamo un po'. No, neanche questa. Aspetta, che dici così? Io Carponi, seduto. No, se Egidio! Egidio, stiamo facendo una festa! Guarda quante persone, ho diventato una festa! No. Ragazzi. Sono tutti amici miei! Sì, amici tuoi. Ehi, sì, butta a terra. Se vuoi, puoi far rimanere anche la mia casa, visto che è buona. Oh, guarda che pezzo come di fe. Che è un pezzo di fe. Guarda, Carla, no, scherza. Guarda, non ci tengo proprio, visto che hai questi amici così volgari. Carla! Sei buona, ma c'è dei modi incredibili. Carla! No, lasciala andare, dai, stai con una di loro. Gire. Dai, tranquillo. No, cosa dai, Gigi, facciamo una festa. Ma che sta a fare? Tu ubriaco con la bottiglia. Una festa. Una festa? No. Ragazzi, facciamo una festa? Aia, madonna. Facciamo una festa, mi chiedo. Facciamo una festa? Madonna. Non è colpa tua. No, è colpa mia, ti dà. Madonna. No. Fuori! È un maledetto! Mi ha rovinato tutto! Ci vuole una capacità! Quello è nato per dar fastidio alla gente! Sì, quello è un demone! Si vede dagli occhi! Non te ne sei accorto l'occhio? Madonna mia, guarda che... Michele? Lupus in favo! Arrivi proprio... Ciao Egidio! Vieni qua, alt! Aspetta! Vai di fretta, dai! Sì, vai di fretta? Allora paga di fretta questa multa! No, io non ho fatto niente, non pago niente! No, tu non paghi niente! Non ho fatto niente! No! Tu hai fatto qualcosa, lo so io che cosa hai fatto! Pago 50.000 lire, tu hai fatto una festa non autorizzata! Io! Ma sì. Te la sei sognato, no? Sì! Non so prossimo! Che fai, concili? No, non concilio niente! Non concili? No, non pago niente! Sì, non si paga? No, guarda un vieni po'. Qua, fa vedere, no. Bello, su bocca. No, il braccio io! Che fa, paghi? No, me la spezzi, paga, te lo spezzo? Io sto qua per spezzare il braccio. Madonna, la musica che è? Madonna, sto godendo. Pago!